Buongiorno, sono le 7.59 e tra 20 minuti dobbiamo uscire di casa per andare verso Malpensa. Ho fatto già skincare, secondo step trucco e poi si va. Ottimo! Siamo arrivati a Malpensa, adesso stiamo andando ai check-in perché abbiamo una valigia grande da imbarcare. Stiamo prendendo degli snack, tra cui questi tuc, sfoglie, olio extravergine di oliva e erbe aromatiche, perché comunque saranno un bel po' di ore di volo da qua a Madrid e poi Madrid-Gran Canaria fino alle 5. Tra l'altro alla fine abbiamo imbarcato tutte e due le valigie, quindi non abbiamo più valigie con noi. Letteralmente se queste valigie vengono perse non abbiamo più niente. Mentre siamo senza niente. E così rimarremo per 4 giorni. Siamo arrivati all'aeroporto de Madrid e adesso andiamo a pranzo e siamo qui. Tabaco e ron. Con la playlist sudamericana, con una fila di 700 persone, 3 ore di volo che ancora non parte. Ce l'abbiamo fatta. Buona maggio Cristo. Buona di cercare il tuo possibile per salire a Tegora. Abbiamo fatto un volo per partire prima. Ci regaliamo un hamburger a testa per la prima. Manca mezz'ora più o meno, 40 minuti. E arriviamo finalmente. Raga, sembra un viaggio infinito, cioè noi siamo svegli letteralmente dalle 6 del mattino e sono le 6:30 di sera. In più in Gran Canaria c'è un'ora in meno, quindi in realtà forse sono le 7, non lo so. Temperatura 20 gradi. Perfetto. Perfetta. Sole, un'ora indietro nell'orario, palme. Dobbiamo trovare il bus. Unica cosa. Siamo per arrivare nella nostra casetta qui in Gran Canaria, che è a Las Palmas, cioè il punto più centrale dell'isola. La prima impressione su quest'isola è super positiva, tutto super curato, pulito, i giardini puliti, perfetti, e c'è un sacco di verde. Stiamo per andare dentro la casa, vediamo com'è. Prima dobbiamo entrare. Allora, questa è l'entrata con quadro. Ah, abbiamo una terrazza totale. Mi 301. Poi. Buonasera. Casa. Ragazzi, casa. Ci sta. Molto bella. Molto luminosa. Poi la combo di, a parte che è pulitissima, si è detto proprio buonissima. E poi la combo di colori bianco-marroncino. Ci sta. Non c'è la candela. Perfetto. Importante. Sì. Poi è piena di piantine. Vediamo il bagno. Doccia gigante. Questo è il primo outfit per andare a mangiare adesso a cena. E ho messo questa gonna che ho preso da poco da Bershka, questa magliettina con dietro la schiena scoperta, ma non so se la lascerò mai con la schiena scoperta perché fa freschetto. Poi camicetta bianca e gli stivali. Adesso devo sistemare il trucco, i capelli. Allora, ora assaggiamo le empanadas. Caldissima, tra l'altro. La mia empanadas vegetariana e la sua di carne. Carne, ma non so cosa c'è dentro oltre. Però è molto calda, effettivamente. C'è altro oltre la carne? Non capisco il sapore. Qui dentro c'è mozzarella, pomodoro e funghi. A questo darei 7. Come fa? Dai, 7 meno. 8 più. Addirittura. Allora, secondo piatto, hummus con pane arabo. Secondo giorno, stiamo andando a fare colazione in questo posto, che si chiama la Cesquita della Vegeta. La Esquinto della Vegeta. Hanno tantissime cose, guardate i cornetti quanti sono grandi. Poi hanno tartelitas, reyanas, brani,
la tartarona che è con crema e mele, letteralmente italiano medio fuori. Stiamo girando Las Palmas, la parte storica, quindi adesso andiamo al mercato di Vegeta, Calle Isabel, Plaza, tutta la cattedrale, quindi la parte storica della città. Ahora estamos en el mercado de Vegeta. Patate. Tante banane strane, che non ho mai visto, tipo queste banane di questo colore. Tutto colorato, super colorato. Ho appena comprato un coso enorme di fragole che mangerò da solo perché lì a me piacciono. E c'erano anche le bacchette. Praticamente salendo da casa nostra c'è questa terrazza, questo tetto dove si vede tutta Las Palmas. Ragazzi, totalmente a casa, siamo finiti allo stadio, abbiamo preso i biglietti e siamo dentro a guardare la partita Las Palmas contro Girona. Ovviamente tifferemo Las Palmas. Raga, è bellissimo sentire di fare i tifosi con la loro lingua, il loro modo di dire che non capiamo, però lui invece insulta i giocatori in italiano. Hai capito quali sono quelli della Spalmas? Quelli gialli. Non in Italia? Sì. Sta perdendo la Spalmas. Ragazzi, l'animo qua è molto teso. La Spalmas sta perdendo contro il Girona. Le persone se ne vanno. 2-0 a caso. Maglietta di Sandro presa, acquistata. Buona stagione. Dopo lo stadio siamo venuti qui al mare, nella zona della Playa de las Canteras. E adesso facciamo un giro qua, vediamo quali spiagge ci sono, se ci sono anche, se c'è qualcosa anche da mangiare di tipico. Abbiamo trovato un posto sotto questa palma. A Las Palmas. Palmas. Questa è La Palma. Prima pioveva, c'è stato un momento di panico. Ora siamo sotto questa palma e c'è anche il sole. Un momento rilassante, io vorrei fare il bagno. Thank you. Buongiorno, oggi andremo alle dune di Maspalomas, che sono praticamente, cioè, delle dune di sabbia del Sahara, e qui sono un'attrazione tipica, cioè se vai in Gran Canaria non puoi non andare a vedere le dune. Diciamo che molti, cioè ho visto molti video tipo di gente che dice da Instagram sembrano strafighe, poi arrivi lì e non sono così belle, però sono comunque curiosa di vederle. E lì ancora dorme, però adesso lo svegliamo. Perché dobbiamo andare in aeroporto ad affittare la macchina, perché queste dune sono praticamente dall'altra parte dell'isola, ci vuole circa un'ora e mezza per arrivare. Ho fatto il caffè normale, però c'era anche il cortado. Niente, questa sarà la mia colazione insieme ai Mikado. Alla fine abbiamo preso lo scooter. Siamo al porto de Mogán, uno dei porti più belli dell'isola, ed è veramente spettacolare perché c'è il mare, c'è un sacco di natura, un sacco di fiori, tutto colorato, e un sacco di localini qui. È lui che non mi vuole fare neanche una foto, ci sta. Anzi sì, me la fa con una voglia, con una voglia che mi fa passare la voglia di fare la foto, e quindi nelle foto non sono vogliosa di fare le foto e quindi sono brutte. Ci va la spontaneità, ragazzi. Ellos sin verduras y riso con pollo al curry e patate, tipico. Sì, tipico. Perfetto. Ora siamo a Playa Anfi del Mar, che è una delle spiagge con l'acqua più pulita e limpida, che adesso vi farò vedere. E niente, abbiamo fatto il bagno, tra l'altro è il mio primo bagno dell'anno. Questa è la spiaggia, e l'acqua è veramente pulitissima, caraibica. Guardate qua. Wow, questo penso sia la spiaggia più bella per adesso vista in Gran Canaria. Adesso, dopo questa spiaggia, andremo a Maspalomas, che è dove ci sono le dune.
anche lì secondo me sarà pazzesco. Siamo alle dune di Maspalomas. Ancora queste sono quelle basse, dobbiamo arrivare a quelle alte. Ed è più o meno l'ora del tramonto. Ultimo giorno qui, che deve essere produttivo al 100%, quindi adesso andiamo a fare colazione, poi andiamo all'acquario della Spalmas e poi alla baracca della Svagas, no, non lo so se era lì, che è praticamente il Grand Canyon sì, c'è scritto così, piccolo canyon di Gran Canaria, io ci credo. Questo è il tanto amato budismo. Quando eravamo a Milano avevi deciso che dovevamo venire qui. Vamos. Allora, lui è stato bravo perché ha preso qualcosa di non italiano. Spiega il suo piatto. Toast rustico con guacamole, formaggio spagnolo, tibio, chili jam, uovo, camicia e bacon. Eccoci qua. Questo è il mio banana bread. Questo è il suo piatto gustoso, succulento. Il mio banana bread. Sono felicissima. Io non sono mai andata all'acquario. Come no? No. Quindi è la prima volta in un acquario in Gran Canaria. Raga, siamo arrivati nella parte di Nemo e Dory. Guardate, c'è Dory! Raga, io adoro quei pesci lì, le razze, sono bellissime, sono felicissime, mi piacciono un sacco perché sono piatte. E poi sotto hanno una faccia molto divertente. Siamo finiti in un panificio. Totalmente a caso, in un posto, cioè tipo in un paesino, e abbiamo preso due panini e questo dolcetto. Le cose fatte a caso sono le migliori, perché è un posto super buono e abbiamo speso poco. Faccio la fiesta. Come si dice faccio la fiesta? La fiesta, faccio, come dice? Ultima tappa di oggi è il Bufadero, che sono queste piscine naturali con questa pietra lavica. Ultima tappa di oggi, supermercato a comprare un sacco di cagate tipo questi. Non li vedevo da tantissimo cagate. Tempo. Questa cagata. No. Biscottini al cioccolato dei Simpson. Pomodoro Napoli. Napoli, pastona genovese. Io non so perché ho preso questa bottiglietta rosa di acqua, più altra acqua, più i biscotti dei Simpson. Le torniglie. Sono le 7:15, stiamo lasciando la casetta qui in Gran Canaria. Ora bus verso l'aeroporto. Questo vlog finirà solo quando la mia valigia arriverà in questo rullo. Sono passati 15 minuti della mia valigia, neanche l'ombra. Eccoci qua al Lost and Found. La mia valigia non c'è e quindi niente, devo andare a chiedere informazioni su dove sia la mia valigia. Ed eccoci qui a Milano. La mia valigia però è rimasta a Madrid, non è stata appunto messa nel secondo volo, quindi l'aspetto qui, me la fanno riavere in 3-4 giorni. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacino e ci vediamo al prossimo video. Ciao!